Andiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Coscienza unitaria nazionale temperata alle dure prove della guerra e i compiti. La conoscenza con Mattei, mia, derivava dalla sua qualità di rappresentante della Democrazia Cristiana di Milano. Al popolo italiano, per questo atto di fede nei destini della patria che furono le elezioni, sarà questo il viatico. Un anno fa rappresentavano il 16% del totale, oggi rappresentano il 27% del totale. Dici non ci si crede, ma io vi consiglio, credeteci quando lo dicono, perché forse è vero. Dopo l'intervento dei segretari politici, la nostra partecipazione a tribuna elettorale ha la funzione delle truppe di rincalzo. Possiate serenamente operare per questi fini in un clima di pace e di fraterna collaborazione fra i popoli. Ugualmente fraterno ed affettuoso, senza ombre, senza frecce, senza dolce veleno. Ministro della Difesa, onorevole Andreotti. Ministro della Pubblica Istruzione, senatore Medici. Ministro dei Lavori Pubblici, onorevole Togni. E spesso sono frutto anche di quelle occasioni di incontro, di comprensione, di intesa, di dialogo, di colloquio. Innanzitutto desidero ringraziare il Presidente della Repubblica per l'onore che mi ha fatto. Nessuno, credo, può sottovalutare le difficoltà dell'impegno che mi accingo ad affrontare. Sono pienamente consapevole delle gravi difficoltà che caratterizzano il momento. Non credo assolutamente che siano autorità, governo, congresso, questo assolutamente no. Non vedo perché volessi la morte di Moro e che sarebbe crollato lo Stato. Debbono essere evidentemente svolti nel corso delle trattative e nel dialogo con le altre forze politiche. Ho rappresentato al presidente Reagan la necessità assoluta che sia realizzata una nuova strategia globale nei rapporti economici e commerciali con i paesi dell'est. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, del sistema sarebbe un sistema criminale. Tenuto a mia volta ad esprimere il vivo compiacimento del governo italiano per i risultati conseguiti nel corso di questo vertice. Ho riaffermato la nostra convinta partecipazione ai vincoli e agli impegni dell'alleanza che ci lega. Abbiamo preso atto entrambi che il destino di Milosevic sarà comunque un destino privato. Mai più, lo giurammo a noi stessi, mai più odio, sangue fra i popoli d'Europa. Ne parleremo fra poco, ma io sono convinto che abbiamo le armi, i modi per far sì che questo non avvenga. Io ringrazio il signor Presidente della Repubblica per l'onore che mi fa e per la fiducia che mi dimostra. In tale contesto l'Italia ritiene opportuno continuare ad agire nell'ambito dell'Unione Europea. Noi ci aspettiamo che alla fine vengano chiarite le responsabilità e vengano puniti i responsabili. L'Italia si trova con un governo molto atipico ad affrontare sfide molto rilevanti sul piano del risanamento economico e finanziario, sul piano... Mi fa sentire sulle spalle che mi impegna. La situazione è quella che conosciamo, una situazione molto difficile. Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri, ringrazierò i miei colleghi per la straordinaria avventura
E sappiamo che questa azione contro il terrorismo deve essere svolta anche all'interno dei nostri paesi, in Europa. Il ricordo più doloroso sicuramente i primi decessi e il numero alto di vittime che abbiamo accumulato sin qui. Il Presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, sull'economia, sulla società.